volte io avevo messo il ragazzo di colore davanti, che è tra l'altro un difensore, però lui ha attitudine anche a giocare, certo, un po' avanti, perché è bello, abbastanza fisica. Marchio Vigar 2, che significa? Significa sicurezza sulle strade dei nostri clienti. I servizi? I servizi facciamo gommista, facciamo meccatronica, climatizzazione, assistenza, diciamo un bel pezzo di fetta per i nostri clienti, insomma cerchiamo di impegnarsi per portare avanti con serietà tutto il nostro lavoro. Mi sentando un commento su questa partita? Ma è stata una bella partita, combattuta, tirata, bei ritmi, l'Arezzo sapevamo, un'ottima squadra, stravince il campionato, ma non per caso, quindi ben messo in campo, ben fraseggio, insomma un bel possesso palla, diciamo che ti mettono sempre in difficoltà, però noi siamo stati molto sul pezzo oggi. Sapevamo le difficoltà, noi domenica scorsa, sabato scorso abbiamo perso una partita sfortunatissima perché abbiamo avuto 5 occasionissime da gol, quindi oggi ci tenevamo un po' a rifarci perché comunque non meritavamo di prendere l'88esimo con la Recanatese. E oggi siamo passati, abbiamo avuto anche la fortuna di passare in vantaggio, poi è chiaro, Arezzo non è che non tira mai in porta, quindi poi forse anche una piccola dose di fortuna sulla parata del nostro portiere, rimbalza la palla traversa, rimbalza in campo e il ragazzo è stato bravissimo a metterla nell'angolino. Quindi. Però io sono soddisfatto perché comunque ho visto la squadra che volevo da qualche partita a sta parte e adesso stiamo ritrovando, anche se oggi eravamo veramente contati, eravamo solo 15, avevamo alcune defezioni un po' per malattia, diciamo per febbre, questa roba qui, un po' perché un paio sono rimasto in prima squadra, sempre nostri, quindi siamo venuti un po' più contati. Però comunque la squadra, come dire, si è difeso bene, specialmente nel finale, ha sempre mantenuto la calma, si è difeso con ordine e non si è fatta chiudere, perché ogni volta che è entrato in possesso palla ha cercato di ripartire. Abbiamo sempre provato, due volte, io avevo messo il ragazzo di colore davanti, che è tra l'altro un difensore, però lui ha attitudine anche a giocare, certo, un po' avanti, perché bello, abbastanza fisicato, e devo dire che due volte è andato via bene, non so il fuorigioco, io non lo so, perché poi non so guardare con le piccolezze, poi alla fine qualcuno dice che lo era, qualcuno non lo era, quindi se l'arbitro ha fischiato è fuorigioco. Questo è il fatto, mister, che voi siete lì in classifica e siete pronti per giocarvi i playoff? No, noi vogliamo arrivare ai playoff sicuramente, perché è tutto l'anno che siamo nei playoff, siamo stati anche primi fino alla partita d'andata con loro, con l'Arezzo, quindi sappiamo che abbiamo delle buone qualità. Purtroppo abbiamo avuto un paio di mesi, dicembre e gennaio, dove siamo stati colpiti molto dal Covid, quindi molti ragazzi purtroppo non abbiamo potuto utilizzare, c'erano ancora un paio fuori per infortuni non muscolari ma fortuiti, quindi sono molto bravi, quindi speriamo che questo mese qua che manca alla fine di recuperare tutti. Adesso abbiamo la sosta per noi, quindi ci viene bene anche, comunque stiamo lavorando anche molto bene sulla parte fisica ma anche sulla parte tattica. Mister, grazie e buon lavoro. Prego, ci mancherebbe.